Sciopero del trasporto pubblico locale confermato, 24 ore di stop il 19 novembre, ma è polemica tra sindacati e prefettura. Dall'ufficio territoriale del governo il monito rivolto alle imprese di trasporto affinché venga assicurata l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Lo sciopero, scrivono i sindacati, verrà attuato nel rispetto, come già avvenuto in passato, degli accordi e delle regolamentazioni di settore e della legge. Le segreterie regionali di FILT CGL, FITT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL Autoferro, tuttavia, invitano la prefettura ad utilizzare la stessa solerzia e la stessa attenzione per richiamare le imprese di trasporto e la regione Molise al rigoroso rispetto di altre norme dello Stato che prevedono, ad esempio, il divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale dal 1 gennaio scorso degli autobus Euro 0, M2 ed M3 alimentati a benzina o a gasolio. Una norma dello Stato ancora oggi disattesa in questa regione, sottolineano le organizzazioni sindacali, come confermato inoltre dal Consorzio Mobilità, che riunisce numerose imprese che operano sul territorio e che ha pubblicato un dato secondo cui il Molise, il parco bus circolante, è per un quarto costituito da mezzi inquinanti. Per non parlare dei golfi e delle piazzole di fermata per i mezzi adibiti al servizio pubblico collettivo, nonché alle strade inidonee e a transiti vietati percorsi ancora oggi dagli autobus e dei ritardi nella corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti. Insomma, il trasporto pubblico locale continua ad essere una delle tante note dolenti del Molise.